Ciao a tutti e benvenuti su Perceptions, il canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi vi voglio parlare ancora della mia collezione di profumi e spero che questo video vi interesserà. Se siete nuovi, vi invito a iscrivervi al canale, magari guardatevi video sulle collezioni di profumi, così vedete un po' quali sono i miei gusti e se hanno similarità con i vostri. E, se invece siete di ritorno, mi fa molto piacere avervi ancora qui e spero che anche questo video vi piaccia. Allora, come vi ho già detto, la mia collezione è ordinata per, diciamo, tipo di fragranza, tipo qua le mie gardenie, qui ho fiori d'arancio, qui ho tipo gelsomini, poi qua giglio, dove l'ylang ylang è principale, qui ho dei marini, eccetera. Quindi, vabbè, è un po' questa l'idea. Ora vi dico già che questi non sono tutti i miei profumi con queste note olfattive perché devo rifare una bella riordino della collezione, però al momento vi faccio vedere quello che ho ora. Allora, profumi alla gardenia. Allora, vi dico subito, secondo me è un profumo che ai tempi era un cipi e che adesso purtroppo costa molto di più, però magari lo riuscite ancora a trovare, è il Gardenia Cardamom di Banana Republic. A me piace tantissimo, è una gardenia moderna, con un cardamomo che la rischiara, super lattiginosa come, mi piace tantissimo, non è cremosa, non è pesante. Se vi piace solo il blanc, ecco, vi piacerà anche Gardenia Cardamom, non è un dupe, ma l'idea è quella. Poi un'altra gardenia che mi piace veramente molto è l'Aura Sensuelle di Thierry Mugler. Niente, vabbè, questo se lo trovate prendetelo. Secondo me è una versione più portabile di Aura nel caso in cui cercaste qualcosa di più fiorito, un po' meno vanigliato e anche un po' meno verde con un rabar il rabarbaro anche meno fastidioso. Ecco, se a me non è per me non è fastidioso, però nel caso in cui lo fosse per voi. Qui abbiamo Gardenia Rattan di Erin, questo qua è una bella gardenia salata che quest'estate sicuramente sfrutterò molto. Un'altra gardenia molto bella è sicuramente anche quella di McAuliffe. Quindi se amate la gardenia ve la consiglio, questa è piuttosto verde, un po' più classica come gardenia, anche questa è piuttosto classica, la gardenia di Robert Piquet, fatta da Aurélien Guichard, se non erro. Comunque a me piace molto la gardenia, quindi vabbè, andiamo avanti. Ah sì, qui c'è anche il Casa Moratti che è gardenia, sostanzialmente caramello. Anche se io il caramello non lo sento molto preponderante, però magari è solo una mia sensazione olfattiva particolare. Qui abbiamo appunto i fiori d'arancio, vi dirò, come sapete io adoro il Fleur d'Oranger di Serge Lutan, non lo uso perché ho paura di finirlo, completamente qualcosa di senza senso, ma vabbè, spero di utilizzarlo di più questa primavera. Poi, quali altri vi posso far notare? Vabbè, questi sono i Thierry Saab, ne hanno parlato tutti, quindi non ne parlerò oggi. Ecco, quelli che vi consiglio, ne parlo anche Delicious Delights molto spesso, sono questi di Jean Paul Gaultier, il Classique Cabaret. Questo è il Cabaret, ho anche fatto un... sì, esatto, Classique Cabaret. Ho anche fatto un video su questo profumo, ve lo consiglio. E qua c'è anche il Pin Up. Sostanzialmente la differenza è che questo è più tipo dolce, più marshmallow, e questo è sempre marshmallow, però più neroli. Ecco, qua più fiori d'arancio, qua più neroli, nel senso il neroli in genere è un pochino più amaro rispetto a quello che si chiama fiori d'arancio. Comunque vengono sempre dallo stesso fiore. E qua abbiamo Demi Moore di Gallimard, che è un pochino tipo un bel fiore d'arancio quasi saponoso, molto particolare, che mi piace tantissimo, insomma, mi piace veramente molto quel profumo. Vabbè, poi fiori d'arancio, vabbè, facciamo basta. Ah sì, no, beh, come non parlare dei famosissimi fiori d'arancio. Ah, vabbè, questo qua è Reminiscence, Le Noix Gourmandes, Cuit Mauve, che vuol dire marshmallow in francese. Questo praticamente su pelle è un profumo stupendo. Sulla carta, onestamente, a me sa di salviette per neonati. Invece sulla pelle tira fuori praticamente una profumazione simile a Love Don't Be Shy di Killian o a Sintra di Memo come concetto. Poi qui ho anche Perdizione di Nobile 42, l'ho preso sul loro sito. Anche questo è un profumo tipo ai fiori d'arancio con note zucchero a velo come concetto. Ricorda la pastiera napoletana come odori, ma ovviamente non è un gourmand, ma un profumo ai fiori d'arancio molto molto buono. È più o meno questo. Poi gelsomino, qui ho il gelsomino di Trussardi, il Donna, nell'edizione quella con diciamo un pochino più particolare. Questa è la versione intensa. Poi
Poi qua ho di Luca Maffei, questa non è una Blue Bottle 1.2. Poi qua ho dei Lutan che sono la Religieuse, questo qui, questo nuovo, devo ancora usarlo quest'estate, e il Fil de Joie, da cui praticamente soffro di dipendenza, insomma comunque mi piace moltissimo. Poi c'è il Dior Addict, che purtroppo questa è una nuova formulazione, io preferivo di gran lunga la precedente. E poi vabbè, qua ho un HK. Il Dolce Gabbana Donna, mi pare come si chiama, Intense, Donna Dolce Gabbana Intenso, quello che insomma sta di marshmallow e fiori d'arancia anche lui, però è un po' diverso da questi altri, insomma, è meno gourmand questo qua. Che altro, di quali altri posso parlare? Più o meno questi sono quelli più rilevanti qui. Adesso qua siamo nella sezione Giglio, che è una delle mie sezioni preferite. Qui abbiamo il Giglio di Serge Lutan, che ho in un decant. Qua ho un brand indie che è molto difficile reperire, quindi mi risparmio di parlarvi perché appunto non si trovano. Qua abbiamo dei Van Cleef & Arpels, uno fuori produzione, che appunto dovrebbe essere il Giglio, ma in realtà non lo è veramente, quindi non vi preoccupate. Cioè tipo una specie di saponetta, ecco, più che altro, un saponoso poudre. Qua abbiamo un profumo acquatico al giglio, che è l'Estée Lauder Pleasure Intense. L'ho preso su un sito di Estée Lauder, temo che sia fuori produzione perché l'ho preso in grande saldo. Qui invece abbiamo un profumo che vi consiglio tantissimo, se avete occasione di passare per Londra o per Parigi, è di Abdul Samad Al Qurashi, White Star. Questo è un floreale bianco muschiato fantastico. Molto molto bello, ricorda fortemente il giglio, ovviamente non è come avere un fiore davanti, ecco. Poi, vabbè, poi qui ci dovrebbe essere, ecco qua non si vede, c'è il nuovo di Cartier, il Parfum di Baiser Volet, di cui ho anche la versione Eau de Parfum. Tra i due io preferisco il Parfum, perché lo trovo un pochino più dolce, c'è la tonka, io amo la tonka. Poi qua abbiamo altri profumi, qua ecco abbiamo i profumi di This Is Her di Zadig Voltaire, qui è il Just Rock, è quello originale, il Just Rock dovrebbe essere un po' più resinoso, la differenza è veramente minima, comunque sì, questo è un po' più resinoso, questo è un pochino più lattonico, castagna, ecco. Qua vicino, perché la famiglia olfattiva non è molto diversa, anche se non sono la stessa fragranza, abbiamo Dialogue with Venus di Pierre Guillaume, che praticamente è un profumo fortemente lattiginoso, dolce, quindi con anche Lang Lang, ma il Lang Lang si sente appena, è principalmente un profumo dolce, lattiginoso, che quasi sa di biscotti, quasi. È praticamente, non dico identico, ma estremamente simile, è l'arte bellissimo exotic. Secondo me il profumo a cui si avvicinano, questi due profumi si avvicinano moltissimo l'uno all'altro. Poi qua abbiamo i miei, diciamo, Black Orchid amici, cioè fragranze similari a Black Orchid, qua ne ho veramente tante, farò un video dedicato, comunque, quel Parfum, il Velvet, e il classico, qua un Boucheron che vi consiglio, casomai vi piacesse il genere, non è un dupe, però insomma, va sempre su quella famiglia lì, Iconic. Poi qui ho uno dei miei profumi preferiti in assoluto, che è il Valentino Myrrh Assoluto, purtroppo fuori produzione, quindi Lang Lang pelle vaniglia e mirra. E poi qui abbiamo appunto sempre il genere Black Orchid. Questo invece assomiglia un po' all'Azalea di Attar, che assomiglia un po' a Psychedelic Love e anche al Valentina Donna Assoluto, Valentina Mirra Assoluto. E poi che altro? Qui abbiamo un profumo Lang Solare che ancora devo utilizzare di Bulgari Goldea. Questo lo devo un po' dare, un profumo che purtroppo mi sono pentita di aver acquistato. È un Tom Ford alla ciampaca. Onestamente, per me sta troppo di pulito e saponoso. Devo vedere che fare. Qua abbiamo il Womanity di Mugler, un profumo al fico, molto particolare, molto marino. Poi abbiamo il Murea di Simone Andreoli. Questo è un unisex perfetto. Forse che lo vedrei quasi meglio su un uomo. Io l'ho preso in blind buy. Poi cos'altro? Un profumo che mi piace molto è questo, che sto aspettando l'estate per utilizzarlo, è il Jo Malone Seed Daffodil, è un bellissimo profumo praticamente aromatico marino, ha una grande passione per gli aromatici e per i marini. Qui abbiamo il Jean Paul Gaultier La Belle Fleur Terrible, anche questo marino, che quindi ovviamente un profumo che mi piace. Un profumo che vi consiglio molto è anche questo qua, Prada Femme Intense,
Patchouli, langhe, frangipani, se non erro, comunque una base floreale burrosa con un patchouli morbido e scuro che insomma lo rende molto sensuale. Qui abbiamo altri due profumi di La Cuvan che amo molto. Qua abbiamo Anori che è una magnolia salata stupenda. E poi abbiamo Solano che è un Lang Lang con note aromatiche fresche, fantastico per la primavera, per l'estate. Direi che più o meno con questo è tutto su questa zona della collezione. Se avete interesse in qualche particolare fragranza, fatemi sapere. Non voglio dilungarmi troppo nel video, ma era giusto per darvi un po' l'idea delle fragranze che mi piacciono. Magari, ecco, farò una menzione speciale per Lang Lang Nosy Bee di Paris Monte Carlo, che secondo me è un bellissimo profumo con Lang Lang, ma anche vaniglia e poi note fumose tipo il guaiaco, il legno di guaiaco, se non erro, penso sia del legno di guaiaco. Un altro profumo sul genere è il Rêve de Lang di Van Cleef & Arpels, che ricorda forse più Black Orchid come genere, però è più Lang Lang, è zafferano ed è veramente potentissimo, quindi se siete persone che cercano molto la performance su quel genere di fragranza lì, ve lo consiglio caldamente. Ecco, vi do un ultimo overview così vedete un pochino quali sono i profumi che ho. Sono tutti, questa è una zona di profumi che più o meno amo molto, perché ovviamente i Lang Lang, i fiori bianchi sono un tipo di profumazione, soprattutto quando accompagnati con note vanigliate o legnose, dolci, mi piace molto. E se siete nuovi sul canale vi invito ancora a iscrivervi, un bel like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!